Siamo tornati in studio, Legnano in TV, canale 292, sempre in diretta fino alle ore 12. Questa devo dire che è una mattinata tutta al femminile, perché le prossime ospiti sono sempre due giovani signore. E Buongiorno. Dai, buongiorno. Ciao. E parliamo con loro di bellezza a 360 gradi. Innanzitutto parliamo di stile. Ti è piaciuta la battuta, Molto, molto Barbara? questo abbinamento. Allora, innanzitutto buongiorno, grazie Annalisa per averci ospitato nel vostro studio. Siamo Allora, un po' Barbara, agitate, ma ci rilasseremo esatto, presto. Barbara e Monica fanno parte dello staff dello stile Hair and Beauty di Vicolo Legnani a Legnano, Sì, c'è sempre questo gioco di parole, sì. ecco, e parleranno con noi questa mattina di bellezza, ci daranno tantissimi consigli e soprattutto parleremo un po' anche delle chicche natalizie, di quello che fate voi, di quello che si può fare in questo salone, che è un vero e proprio salone di bellezza, possiamo definirlo. Esatto. Perché si fanno tantissime cose. Partiamo, dai, partiamo da te, Partiamo Barbara. da me. Allora, lo stile, questo negozio storico, insomma, che nasce nel 72, dopo varie vicissitudini, cambiamenti, gente che va, gente che viene, siamo rimasti noi lo zoccolo duro. E niente, è un salone a 360 gradi perché offriamo alle nostre clienti un servizio abbastanza completo che va dal capello Hair and Beauty, quindi dal capello alla bellezza, pedicure, manicure, tutto ciò che è nella sfera dell'estetica. Io appunto mi occupo del centro estetico. Invece Monica, la mia collega, segue la parte Del trattamento del capillum. capello, ci occupiamo del benessere del capello per quanto riguarda il trattamento del capello, dal colore alla piega, al raccolto, a far sentire bene la cliente e ovviamente mi integro anche con Barbara perché Sì, noi quindi è una facciamo anche una collaborazione. collaborazione insieme, ovviamente, perché facciamo dei trattamenti bene o male simili, giusto? Uno può entrare mattino alle Quindi 9 e uscire alle 18 trasformata. Esatto, perfetto, grazie della proposta. No, stavo scherzando. Andiamo però per ordine. Sì. Andiamo con ordine. Allora, Barbara, ti occupi della parte di estetica, Estetica. oltre ai classici trattamenti, quindi la pedicure, la manicure, piuttosto Lavori, che sì, lavori basici, diciamo, di estetica. Abbiamo anche dei trattamenti specifici per il viso, lavoriamo con dei macchinari, per esempio con l'ossigenoterapia, che è un Sì. trattamento specifico per il viso, e lavoro con un aerografo dove vado a veicolare i principi attivi della fiala che voglio utilizzare. Cioè la pelle si può trattare a seconda di come noi ce l'abbiamo in diversi modi grazie a dei trattamenti estetici Mirati, certo. mirati senza, io lo ricordo sempre perché io sono un po' contro la chirurgia estetica per ora, Anch'io per ora, poi ma si vedrà. io dico sempre che con dei buoni trattamenti estetici, anche a Assolutamente. prezzi abbastanza Contenuti. contenuti, si può andare a trattare la nostra pelle e renderla più bella davvero Assolutamente in sì. maniera abbastanza semplice. Certo, insomma, il segreto è il mantenimento anche. Quindi ci sono questi trattamenti cataplasmi, ossigeni, fiale, per le macchie cutanee, l'acne rosacea, l'anti-age, anche per le pelli più giovani, voglio dire, piccoli foruncoletti, piccoli inestetismi che si possono appunto risolvere bene. E poi lavoriamo anche con la talassoterapia, che invece è la terapia che sfrutta i benefici dell'acqua salina, questo più per il corpo, per quanto mi riguarda, Che mentre cosa si può invece fare all'interno del salone con la talassoterapia? talassoterapia si possono fare dei trattamenti mirati per la ritenzione idrica, oppure per chi è stato operato alla saffena e ha difficoltà circolatoria, gli si gonfiano le gambe, soprattutto d'estate, si può lavorare in abbinamento con dei bendaggi freddi che sgonfiano Quindi le tutto quello che può aiutare magari chi anche ha avuto problemi di questo Abbastanza genere. seri, sì, certo, e poi si magari integra con un massaggio linfodrenante, che quello va sempre bene, la base di tutti i trattamenti per la cellulite e non solo. E poi la cosa bella, appunto, questa collaborazione col parrucchiere, perché la talassoterapia ha una doppia valenza, è molto utile anche per il capello, se vuoi Esatto, aggiungere qualcosa. abbinato ad una fiala che può essere un acido ialuronico o
o una fiala antigrasso, multivitaminico, sempre ad abbinato a un bellissimo massaggio per riattivare il cuoio capelluto. Andiamo ad erogare con questa fiala la talassoterapia e andiamo, diciamo, a curare questi inestetismi del cuoio capelluto, che può essere la forfora per quanto riguarda anche delle piccole problematiche della cute, non lo so, magari per chi soffre di psoriasi, dermatiti, esatto. Esatto. E allo stesso tempo dà anche le vitamine al capello che mancano. Quindi anche, diciamo, adesso parliamo anche della parte del trucco e parrucco, insomma, certo. Abbiamo, esatto, no? Sì, sì. Parliamo anche della parte dei capelli, ma volevo appunto chiedere a Barbara qual era il trattamento più richiesto all'interno del salone. Ah, sicuramente il trattamento anti-age con l'ossigenoterapia, visto, ricollegandoci al discorso della chirurgia estetica, perché le donne vogliono essere stirate. Chissà, ecco, diciamo perché così. Noi donne vogliamo essere un appuntamento, un colloquio di lavoro, anche un trattamento sprint, un 10 minuti di massaggio drenante, una bella fiala strong, fai pace col mondo. Esatto, e io voglio far vedere quello che ci hanno portato le nostre amiche, che può essere una bellissima idea natalizia. Esatto. Questa è una card, si chiama Beauty Gift Card, e può essere ricaricata come meglio credi, la cifra la decidete voi. La cosa più bella in assoluto del Beauty Box è la Beauty Day, che purtroppo che per questione di tempo magari pochi se la possono permettere, però per il tempo entri la mattina ed esci la sera trasformata, dal capello, la manicure, la depilazione, sì, semipermanente, quello che vuoi. Oppure puoi fare semplicemente una piega, un raccolto per Capodanno. Quindi un tagliando completo. Esatto, sì, esatto. Ecco, la card potete ricaricarla a vostro piacimento. È la nostra Beauty Box. Diciamo che è anche un regalo originale, che esula dalle solite pantofole, dalla solita cravatta. È un po' coccolarsi, insomma, esatto, prendersi un po' cura di sé. Faccio rumore, poi ci avete portato queste due boule meravigliose da mettere nella vasca da bagno. Queste sì, sono effervescenti. Per me e per la cara Sara, ovviamente, che però troviamo assolutamente all'interno, sì, del salone. Sì, oppure una crema mani, un bagno schiuma particolare, al cioccolato, all'acido mandelico, ce n'è per tutti i gusti. Quindi, insomma, tutto quello che c'è per la vostra benessere, bellezza, per il benessere. E però passiamo un po' al cuore di quello che è questo salone, che nasce in realtà come un salone per capelli, no? Sì, sì, esatto, sì, per la bellezza dei capelli. Ecco, allora Monica, quello che tu fai ovviamente con altre persone, quello che mi hanno fatto a me, questa è, io il 7 di dicembre sono venuta nel vostro salone, mi avete trasformato, perché adesso voi mi vedete così, ma qui, insomma, sono molto meglio. Fai la tua figura anche. Grazie. Dal capello liscio a un capello mosso, naturale, ovviamente sembra banale andare a trattare, fare una semplice piega, ma in realtà dipende dal capello che uno, esatto, ha, giusto? Ovviamente ci vogliono dei prodotti adeguati per ogni tipo di capello, va assolutamente usato uno shampoo adatto, un conditioner. Qui stiamo vedendo, scusami se ti, sì, interrompo, proprio il salone, sì, sì, per, sì, dare, esatto, l'idea di com'è, un bellissimo spazio ampio, molto aperto, sì, ampio, sì, luminoso, quindi ci si sente anche sicuramente. Sì, come vedi, una zona relax dove facciamo un servizio colore, i trattamenti. Questo era l'angolo del sì, beauty, in make-up, realtà, del make-up. Esatto. È stato questo salone quando, ecco, invece, eccoli qui, qua i lavori. Questi sono tuoi lavori, sì, Barbara, sì, giusto? Questa, sì, è una sposa. Perché facciamo servizio sposa, diciamo che è una delle cose più divertenti del mio lavoro, perché seguiamo magari la sposa dall'inizio alla fine, ecco, quindi dalla preparazione la mattina, la preparazione già magari la settimana prima, ecco, con la prova, manicure, prove, eccetera, eccetera, e poi, se hanno piacere, insomma, noi seguiamo anche in loco, ecco che è molto divertente. Un trucco, insomma, ecco, in questo caso avevo anche usato
avevo lavorato con l'extension delle ciglia, non so se si può vedere, ma è un altro dei lavori che guarda, forse da casa lo vedono molto meglio, perché qui lo schermo è un po' più piccolo. Questo, dicevo, sembra un trucco, insomma, naturale. Sì, molto anche bello. Perché la sposa, insomma, non bisogna stravolgerla, a mio parere, insomma, deve rispettare le caratteristiche della persona. Sempre più bella rispetto al solito, però nei canoni giusti. Però aveva una faccia molto rilassata. Sì, molto, ci siamo anche divertite. Probabilmente stava molto bene. È lato divertente del lavoro. E dicevamo, invece, appunto, è importante, a parte i prodotti che hai detto, però avere anche una manualità. Una giusta tecnica, esatto, e avere una buona padronanza di ciò che si fa. Sicuramente. Esatto. E la problematica più difficile da trattare qual è? Cioè il capello liscio, il capello mosso? A volte io magari non so, negli anni, quelle volte che mi è capitato di andare dal parrucchiere, sentivo le signore magari che si lamentavano, dicevano: ah, ho i capelli troppo lisci, ho i capelli troppo mossi. Beh, sicuramente da insomma, per accontentarle è un disastro. Sì, beh, sicuramente devi anche avere una buona sintonia con la cliente. Importante. Secondo me, perché devi, cioè io ormai sono 5 anni che lavoro, feeling con la cliente, che lavoro con loro, contando anche lo stage, ormai è come una famiglia, ormai mi sono affezionata alle clienti, ormai conosco le loro esigenze, conosco, insomma. Può essere una bella occasione, invece, dopo questa intervista, di acquisire nuovi clienti che magari vogliono provare il vostro servizio. Invece, faccio la stessa domanda anche a te: qual è il trattamento più richiesto per i capelli? Allora, il trattamento sicuramente più richiesto è la talassoterapia, perché va proprio a ristrutturare, a cambiare proprio la struttura del capello, lo va proprio a nutrire, va sicuramente a cambiare quando lo si va proprio a trattare facendo una piega. E poi sicuramente dei trattamenti per ricostruire la fibra capillare, che noi facciamo a lavatesta, che sono in 3 fasi. E invece, senti, diamo qualche suggerimento, insomma, sì, sì, voi sì. Siete 2 esperte, per quanto riguarda, non so, le acconciature natalizie piuttosto che il colore, che cosa va di moda quest'anno? La tendenza. Allora, sicuramente le tendenze colore di quest'anno sono, vanno molto di moda le varie sfumature di rame. Ok. A partire dal rame più scuro fino ad arrivare a un biondo ramato dorato, come notate sul mio. Ok. E il viola e le varie tonalità di castano, che ovviamente non perdono mai la perché è un colore naturale, esatto, un molto colore caldo, morbido, esatto. Il mio invece è un grigio sbiadito, un top che devo rifare. Ecco. Ma tu hai l'occhio che ti aiuta, ragazza. Sì, capirai. E quindi, ma senti, ma sfatiamo un po', io sento sempre dire che il nero sulle donne dopo i 30 non si fa, è vero? Allora, se teniamo un capello corto come Barbara e lo andiamo a giocare un po' con queste scalature, lo andiamo a sdrammatizzare, esatto, con questo taglio corto e con questa frangia molto corta come si usa quest'anno, come notate, molto arrotondata, con queste basette molto sfilate, con questi giochi un po' asimmetrici, diciamo, allora lo andiamo molto a sdrammatizzare e allora... Altrimenti il nero va molto... Però neanche il bianco... Va molto a delineare i tratti, perché... Quindi molto forte. È molto forte. E invece faccio la stessa domanda ovviamente anche a Barbara, per quanto riguarda il trucco, quindi il make-up. Al di là del Natale, quali sono proprio le tendenze di quest'anno? Le tendenze di quest'anno, diciamo che si gioca molto sugli occhi, quindi un tratto molto deciso, molto grafico, all'eyeliner nero è tornata parecchio, le labbra piuttosto naturali, o viceversa, l'occhio molto più sobrio e la bocca magari il rosso che va sempre, il burgundi, anche un rosa fucsia come Monica, è la mia fashion. Sì, sì, è lei che sperimenta. I trucchi. E mentre invece per quanto riguarda gli smalti è tornato di moda l'opaco, sì, il colore opaco, e poi il classico rosso, rouge noir o quei rosa lattiginosi, che quelli insomma... L'effetto naturale, esatto, nude, che diciamo. È sempre di moda, insomma, sì, diciamo così. Ecco. E invece, appunto, ovviamente salutiamo anche
Marco e Elisa, che sono rimasti a lavorare al posto nostro stamattina, e Brenda, che è la nostra collaboratrice. Esatto, che ha fatto i capelli a me venerdì. È stata molto brava e paziente, soprattutto. Ma è davvero una seconda famiglia, E la ringrazio. Sta assieme tanto. No, perché io ho avuto modo di stare lì, di aspettare un attimo e di vedere che veramente le clienti hanno questo rapporto con voi molto bello, cioè veramente complicità, ma veramente con tutti, con le clienti, e proprio cioè secondo me è proprio una bella cosa, insomma. Invece adesso questo negozio è un negozio storico, sì. Hai detto dal 1972. 72. Ecco, in generale c'è stata, per quanto riguarda, tu sei molto giovane, però lo saprai comunque, un'evoluzione dal punto di vista dei prodotti, usi dei parrucchieri, dell'uso, del come si fa cosa. Cioè molto tempo fa, ad esempio, non esistevano, non so, mi vengono in mente i prodotti senza ammoniaca, no? Assolutamente, adesso sì. C'è un'evoluzione quello. Beh, sicuramente ogni cosa, come in ogni tempo, si è evoluta. E ovviamente anche in questa cosa è un miglioramento, sicuramente. Perché prima, adesso correggetemi se sbaglio, perché è vostra materia, ad esempio tutte le tinte venivano fatte con l'ammoniaca, quindi erano molto forti. Sì, esatto. Ora, negli ultimi anni soprattutto, c'è una tendenza... anche perché ci sono molte allergie, molte intolleranze, esatto. E quindi anche bisogna stili di vita, anche insomma, stare molto attenti, ovviamente, a chi... si sta facendo, nel senso, alla cliente. Ma adesso le tinte si possono usare magari in allattamento, in gravidanza, cosa che prima era più difficile. Proprio perché non contengono né ammoniaca, forse anche metalli pesanti, sì, no? Esatto. Quindi la fenilendamina, sì, esatto. Tutta una serie di cose che, vabbè, non è il mio campo, la chimica. Però sono molto più naturali rispetto a prima, ma hanno lo stesso effetto. Certo. Sì. Questo è importante. Coprono benissimo, rendono lucido il capello, lo mantengono morbido. Sono fantastiche comunque. E invece io mi sono sempre domandata, per chi magari non può andare sempre dal parrucchiere, no? Ci sono dei rimedi naturali da poter fare in casa? Io sinceramente non li consiglio e non sono una che... Cioè il classico impacco, per dirti, con il miele, ecco. Beh, si può sicuramente fare, però a parer mio... ingrassa molto il capello, poi bisogna vedere che tipo di capello si ha, molto grasso, crespo, non va bene per tutti i tipi di capelli. Per i capelli grassi sapevo il limone, una vecchia ricetta della nonna. Sì, quello sicuramente. Si può fare lo scrub per il corpo a casa, con un pochino di sale e olio. Dai questo consiglio, sale grosso. Sale grosso. Un pochino d'olio. Olio d'oliva. Il trucco è inumidirsi la pelle. Ok. Perché se tu lo stendi sul corpo ad asciutto, te lo perdi tutto nella vasca. Giusto. Mentre invece inumidire un pochino la pelle e applicare questo scrub, insomma, con leggerezza. Con leggerezza, perché certo, il sale. Non è. Ecco, grazie del consiglio. Questo è un buon consiglio naturale di bellezza. Il classico cucchiaino freddo sotto le borse la mattina, se ti svegli e fatti i bagordi la sera prima. Che ti svegli con gli occhi gonfi, cucchiaino di freddo, cucchiaino tolto dal freezer e applicato un paio di minuti. Sì. Può aiutare. Ah, vedi, grazie. Ecco. Quindi, e poi dopo ovviamente andiamo... Poi dopo passate da noi, per fare il lavoro serio e completo. E sentite, insomma, adesso a Natale è sempre un periodo molto vasto per lavorare, ovviamente. Hanno tutti fretta oppure, cioè, vi richiedono tutti... A me piace questo periodo, perché comunque sì, la gente ha sempre fretta, subito, tutto adesso, tutto ieri. Però è un momento particolare quello del Natale, perché comunque la gente aspetta più pazientemente, l'importante è che si facciano le cose fatte bene, piuttosto... È faticoso dicembre, ma è un momento magico, particolare. Per niente siamo meno male. Siamo tutti più buoni. Anche a me piace di più perché fai molti più servizi colore, che la gente sicuramente... più allegra, più rilassata, non lo so, però sembrerebbe di sì. Vuole fare... Sì, sicuramente. Anche sperimentare di più chicche, nel senso magari schiarire un pochettino di più i capelli, magari mettere dentro qualcosa di più
Sì, un flash che magari durante l'anno non vogliono fare. Non osi. Esatto. Insomma, più predisposta in generale. Esatto, a sperimentare. Esatto, possiamo dire così, sì, ecco. Certo. E come si dice, io ho sempre questa curiosità, no? Voi ovviamente lavorate tantissime ore al giorno, ma su di voi fate qualcosa, sperimentate i prodotti? Beh, sicuramente noi siamo le prime tester, ovviamente. E siamo anche le prime a lanciare le mode, ovviamente. Io sono parto dal presupposto che ti devi sempre mettere nei panni della cliente, sì, dall'accoglienza al trattamento. Sì, sì. Quindi, perché come sì, vedi, siamo le due. La prova, della moda di quest'anno è inevitabile. 2018/2019. Poi ci impegniamo anche noi, sì, ovviamente non abbiamo tantissimo tempo come una cliente normale. Mi piacerebbe fare la cliente ogni tanto, sì, ovviamente. Staccare il telefono. Sì, ovviamente come una cliente normale non hai tempo. Ovviamente tu sei molto giovane, quindi ok, ma ad esempio magari cosa consigliereste per una signora che vuole cambiare il suo look durante queste feste, che magari è un po' più grande di te e che vuole comunque osare? Cioè, che cosa consigliate sempre per non stravolgere quello che c'è già alla base? Il trucco correttivo sicuramente aiuta. Correttivo si intende sminuire magari qualche piccolo difettuccio, ma bastano veramente 3 prodotti giusti e mirati. E poi i capelli. Poi sicuramente guardare molto la linea del viso, il colore del viso. Incarnato. Perché molti non stanno a guardare l'incarnato del viso e quindi magari si vanno a incupire troppo, come stavamo parlando prima. E ecco, sai, magari un argomento interessante per la prossima volta potrebbe essere le forme del viso, bello, il taglio di capelli e il colore adatto che alla, esatto, fisionomia che ci abbiniamo. Perché è molto importante comunque, cioè, può essere una cavolata, insomma, però sono tante piccole accorgimenti, sì, che valorizzi in un attimo, insomma. Sì, e vabbè, un'ultima domanda, se io parlerei con voi per ore, ma probabilmente abbiamo anche quasi finito il tempo, ma allora c'è sempre un po' la lotta perché le donne, allora parliamoci chiaro, chi ha il capello liscio lo vuole riccio, lo vuole, esatto, liscio. È una guerra persa. E chi ce l'ha riccio lo vuole liscio. Qua cosa facciamo? Allora, troviamo compromesso. Esatto, che potrebbe essere che cosa? Appena fatto la stiratura. Benissimo. Esatto. È sempre così, non si è mai contenti. Chi ha il capello riccio lo vuole liscio, chi è nera, sì, esatto, preferisce bionda. Ma invece, insomma, la permanente va ancora di moda? Oh. Sì, beh, è sicuramente tornata di moda la permanente, un po' meno riccia di come si usava. Più un effetto più naturale. Più effetto naturale, esatto. Mm-hmm. Un po' alla selvaggia, insomma. Anche la permanente, tornando al discorso che facevi prima, una volta erano prodotti veramente pesanti, per questo, esatto, molto pesanti, che insomma il capello rimaneva così come lo mettevi, proprio perché un po' prodotti impalcato, sì, certo, esatto, perché erano aggressivi. Ma adesso strong, anche per quanto riguarda l'odore, ma anche per quanto riguarda la stiratura, adesso la stiratura, cioè per quanto riguarda l'odore anche. Sì, certo, tu è molto puoi, meno. Puoi vedere anche. Ma perché adesso comunque si lavora in sicurezza? Dalla cabina, non la stiratura senti. Definitiva è il contrario praticamente della permanente. Sì, beh, definitiva è un termine. Una parola grossa. Come si chiama di preciso? Perché semipermanente. Semipermanente. Esatto, perché dura dai 4 ai 5 mesi, a seconda del capello, insomma. Quindi se uno ce li ha proprio ricci. Sì, esatto. Ecco, vedi che si scoprono sempre cose nuove. Mi sono sempre domandata perché noi non siamo mai contente. E quindi è un po' come chi ha gli occhi azzurri si mette le lenti a contatto. Ecco, e chi non è truccata vero. Si vuole fare truccare. È ed è un vero caos. E invece, Barbara, per quanto riguarda la bellezza, no, voi riuscite a coordinare abbastanza bene un po' questa collaborazione, sì, ovviamente. Sì. E, come adesso noi abbiamo visto solo la parte dove ci sono la parte dei capelli, no? Sì. Mm-hmm. Come descrivici un po' quello che è il luogo di. Allora, abbiamo ristrutturato il locale un anno fa, esattamente, esatto, a gennaio dell'anno infatti scorso. Infatti, questo volevo sì. dire prima, perché non era così, era molto più, diciamo, dispersivo, se possiamo dirlo. C'era questo. Allora, da una parte era bello perché appunto avevamo questo tavolone era gigante. Caratteristico, insomma. Quindi le persone erano sedute in un unico tavolo.
Adesso invece l'abbiamo un pochino più ridotto per dare un pochino più di spazio a me, e un pochino più raccolto, un pochino più intimo, ecco. E niente, ho anche una bella doccia, se vuoi farti un bello scrub, un bel fango. Io faccio tutto quello che vuoi là dentro, guarda. E, no, dicevo, i locali, cioè ci sono delle cabine estetiche, sì, ovviamente. Sì, 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 sì. Che io tra l'altro non ho visto sbagliando. Vabbè, tanto ci sono ancora lavori in corso, ma non dico niente per scaramanzia. Okay. Magari ci rivedremo. Benissimo. Ma perché invece nella ristrutturazione precedente non eravate lì? Eravate no, nel eravamo locale nel di locale di fianco, sì. Sì, sì, ecco, sì, questo sì, me lo ricordo. Quindi va, risalutiamo di nuovo Elisa e Marco. Elisa, Marco e Brenda. Che stanno ciao lavorando. Ragazzi, grazie ciao. Per avermi liberato stamattina. Ciao. Lo stile R&B Beauty, Vicolo Legnani, ovviamente a Legnano. Certo. Vi aspettiamo, vi rifaccio, anzi vi aspettano loro, perché giustamente. Certo. Vi faccio rivedere questa card meravigliosa per i vostri regali natalizi. E adesso purtroppo il tempo a nostra disposizione è veramente finito. È stato un piacere. Vi sì, saluto, veramente. Vi ringrazio. Grazie Annalisa. E Annalisa. Poi per la consulenza sui miei capelli tranquilla. Brutti ci pensiamo. Ci ascoltiamo un po' di musica. Grazie. Grazie. Buone feste a tutti. E poi le news di Italpress 24. A tra poco, state con noi.